l'Italia che cambia siamo noi. Il progetto di Food Coop a Cagliari è quello che è in tutte le parti del mondo in cui si sta sviluppando. Si tratta di un emporio di prodotti di ortofrutta e quindi di fresco, ma non solo, un po' tutto quello che si trova in un normale supermercato. Stiamo parlando di prodotti naturali, di prodotti biologici, produzioni che non utilizzano sostanze dannose per l'ambiente e per le persone, una cosa a cui teniamo molto. Funziona in modo collaborativo e le persone che si associano poi decidono di dare un proprio contributo di tempo all'organizzazione. Di solito si tratta di circa 3 ore al mese. I soci svolgono tutte le mansioni normali richieste in un normale supermercato, per cui le casse, il magazzino, la sistemazione dei prodotti negli scaffali, le pulizie. Una buona percentuale di lavoro è gratuito, appunto si arriva anche al 75-80% del lavoro appunto complessivo necessario. Tutto questo permette un abbattimento notevole dei costi, per cui il cliente, che è il socio proprietario anche dell'emporio, può accedere a tutta una vastissima gamma di prodotti con dei prezzi molto convenienti. Associazione Terre Colte è una associazione di promozione sociale che nasce nel 2014 con lo scopo principale di recuperare i terreni abbandonati. Quando ho iniziato a vedere le prime notizie su questo modello, ho visto immediatamente che non era nient'altro che un proseguo di ciò che noi stavamo facendo. Quindi ho visto immediatamente che questo modello sposava perfettamente la nostra filosofia. Ho lanciato immediatamente un messaggio, un post su Facebook, e poi ne abbiamo parlato nella prima riunione con i collaboratori di Sardegna che cambia, e lì immediatamente si è formato un piccolo gruppo che ha voluto continuare a parlarne. Il nostro desiderio è quello di aprire le serrande del nostro punto vendita entro fine del 2019. Di fatto abbiamo iniziato a lavorare, ci siamo divisi in gruppi lavoro cercando di creare delle sezioni da sviluppare, quindi tutto ciò che sarebbe servito per realizzare in concreto il progetto, quindi decidere che tipo di prodotti portare all'interno di dell'emporio che appunto nascerà nel Cagliaritano. Qualcuno ha iniziato subito ad occuparsi degli aspetti formali, la cooperativa che dovrà nascere, quindi cercando di sviluppare lo statuto, cercando di mettere giù un po' di conti e quindi definire un minimo di business plan per capire che tipo di risorse finanziarie sarebbero servite. Il progetto, diciamo, che ormai ha delle gambe proprie e sta iniziando a camminare anche un po' da solo. A me ha stimolato tantissimo la possibilità di creare intorno a questo progetto una vera comunità e il desiderio che il progetto possa diventare un punto di riferimento per tutte quelle persone che hanno una sensibilità molto forte riguardo alle tematiche della sostenibilità ambientale, alla tutela dell'ambiente, perché il progetto, diciamo, che è un piccolo esempio di economia circolare, cerca di fare rete con tutte le realtà non solo produttive, ma anche, parliamo anche di cultura, di sensibilizzazione, di eventi che siano a 360 gradi intorno appunto a queste tematiche che ci stanno tanto a cuore. E ci sta tanto a cuore il fatto appunto che le persone inizino a frequentarsi di nuovo fisicamente, non solo attraverso i social, a parlare delle cose, dei problemi, ma non vederli solo come problemi, ma vedere e parlare delle soluzioni. E questo noi iniziamo a vederlo come una soluzione a tanti problemi o a tante cose che non vanno bene. L'Italia che cambia siamo noi.
siamo noi consapevoli che non dobbiamo creare alternative, ma dobbiamo creare situazioni che devono essere quelle che dobbiamo portare avanti. Per me l'Italia che cambia è la necessità e la bellezza di riunire, di riunirsi e incontrare persone con una stessa sensibilità, che abbiano voglia di mettersi in gioco e concretamente cercare di cambiare qualcosa. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.